Nel borgo di San Gregorio, ieri sera, l'immancabile appuntamento estivo con la Sagra del Pesce, inserita nel calendario delle manifestazioni estive di Capodorlando. La manifestazione rappresenta una delle più antiche e rinomate sagre del territorio, attraverso cui si promuove il pescato e i prodotti della gastronomia locale. Nella piazzetta di San Gregorio più di 150 kg di pesce appena pescato e cucinato al momento sono stati offerti a turisti e residenti in una serata ricca di allegria e spensieratezza. C'è tanta gente, una gran bella gente, almeno c'è 30-40% più dell'anno scorso, 150 kg di totene e un 100 kg di pasta. La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Capodorlando in collaborazione con le cooperative dei pescatori orlandini, una tradizione storica e culturale. La soddisfazione massima è vedere loro che lavorano, ma così tanta gente che riempie la pista, che riempie la strada e che festeggia quello che per noi è ancora la nostra viva l'estate. Scopo della sagra è far conoscere soprattutto ai turisti le qualità e i valori nutrizionali del pesce azzurro, di cui il nostro mare è particolarmente ricco.